lavoro sempre solo. Io non sono solo. Fiore gemello, due fiori recisi che però devono essere tenuti in coppia, ma come? Questa è una storia su due universi completamente diversi, due ragazzi che appartengono a due mondi diversi, parlano lingue diverse, sulla carta non avrebbero niente in comune, ma quando si incontrano qualcosa di speciale succede e diventano una cosa unica che non va separata. E questo solo per dire che spesso le cose differenti quando si incontrano non creano delle esplosioni e delle collisioni, ma degli incontri. Sono infatti due ragazzi molto diversi, lui è un migrante clandestino e lei è la figlia di un trafficante di migranti, quindi non avrebbero niente in comune. Però ci sono degli incastri di sentimento e delle storie, diciamo, di incontri e di amicizie che sono più forti delle diversità. Com'è stato girare e lavorare con delle persone reali, degli attori non professionisti, non tutti ovviamente? È stata una grande sfida perché era la loro prima volta, ma era anche la mia prima volta. Ed è stato un viaggio emotivo che abbiamo compiuto assieme, io e i miei ragazzi. E Basim era appena arrivato su un barcone dalla Libia e quindi la lingua che parla nel film è proprio la sua lingua, è francese, bambara e qualche parola di italiano. Anastasia invece vive a Cagliari, è italiana, ma poi ho scoperto che anche lei arriva dall'Ucraina, è arrivata in Italia a 4 anni. È stata una scoperta giorno per giorno ed è stato un lavoro basato sulla fiducia e su un forte sentimento di comprensione l'uno dell'altro, sia io per loro che loro per me. È stata anche la mia prima volta, come dicevo, e quindi ho imparato anch'io mentre imparavano loro. Poi se si dice che il risultato è buono, allora sono molto contenta perché il processo è stato molto intenso e molto forte. Emozionata ad essere qui all'Ischia Film Festival, Ischia per te è anche un luogo del cuore. Assolutamente, io sono molto emozionata, sono molto felice che abbiano selezionato il film per il concorso. Non venivo a Ischia da tantissimo tempo perché io l'ultima volta che visitai Ischia ero veramente una ragazzina e ero al mio primissimo lavoro, lavoravo in produzione in un film meraviglioso che si chiamava Il talento di Mr. Ripley ed è da quel tempo che non vengo e fu proprio su quel lavoro poi che ho incontrato il padre di mia figlia e quindi era tutto una cosa molto emotiva ritornare perché non venivo da tanto tanto tempo e mia figlia aveva sentito tante volte parlare di quest'isola bellissima, l'ha vista nel talento di Mr. Ripley, ma non l'aveva mai vista dal vero, quindi è stato molto bello arrivare.